Qui. Salve a tutti, oggi volevo parlarvi di un progetto che l'Italia decise di far partire nel 2017 e sfortunatamente poi venne abbandonato. Un progetto molto buono e in questi ultimi mesi sta girando voce, e non solo voce, di un'idea di rilancio di questo progetto. Questo progetto inizialmente si chiamava Wi-Fi Italia e praticamente aveva lo scopo di distribuire su tutto il territorio italiano, quindi tutto il territorio nazionale, la rete Wi-Fi gratuita, quindi per aiutare sia le zone di periferia che quei paesi poco sviluppati. Grazie al Ministero dello Sviluppo Economico, questo progetto in questi ultimi mesi sembrerebbe che sta riprendendo piede. Non si chiamerà più Wi-Fi Italia, ma si chiamerà Piazza Wi-Fi Italia. E lo scopo è lo stesso. Oltre a quello che è stato investito nel 2017, adesso il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di investire altri 4 milioni di euro per rilanciare appunto. Provare ad utilizzare questo wifi gratuito è molto semplice. Dobbiamo solamente scaricare un'app che è Wi-Fi Italia e scaricando questa app ci registreremo. Una volta registrati abbiamo la possibilità di accedere gratuitamente a tutte queste reti wifi. Se procedete a scaricare questa app, vi accorgerete immediatamente che su Roma è veramente poco estesa, ci stanno pochi hotspot per aiutarci a utilizzare la rete wifi. A differenza di altri territori o altri piccoli paesi che hanno un ottimo sviluppo della rete. L'utilizzo dell'app è veramente molto semplice, adesso l'andiamo a vedere insieme. Se decidete di scaricare l'app, fatemi sapere nei commenti sotto se ci sono zone coperte e se la mappa interattiva dell'app è reale, perché onestamente io trovo degli hotspot segnalati che secondo me non sono presenti. Le goccioline blu che vediamo dovrebbero essere gli hotspot sparsi sul territorio nazionale.